Esiste il paradiso dei camion? Ho scoperto di sì. Ho avuto le chiavi di accesso a questo mondo celestiale e, come sempre, vi porto con me. Cosa vedrete in questa puntata? Tanta roba! Sono Mr. Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome! Meraviglioso! Sentitelo come canta! Oh oh! Mi sono calato in un harem di camion, ce ne sono 25, tutti di ultimissima generazione, alimentati con diverse tecnologie di propulsione, dal metano passando per l'elettrico al classico diesel. Potenza totale di questi bestioni, 11.720 cavalli, altro che hypercar. E allora, incominciamo. La prima cosa da fare quando si risorge è un sonoro cold start. Il più freddo che abbiamo mai fatto. Siamo nel cuore della Norvegia, questo Scania Super è rimasto qui tra i ghiacci intrappolato tutta la notte e io gli darò vita. Sono congelato, inseriamo la chiave, ci dice che siamo sotto zero e lo dedico a tutti voi, il cold start norvegese. Very, very cold. Giù tutto. Via. È partito al primo colpo come se fossimo alle Canarie, ragazzi. Sapete cos'è il bello del paradiso dei camion? Che non c'è limite ai cold start. Via. È la prima volta che guido su neve e ghiaccio. Ho anche un rimorchio. Cerchiamo di non combinare danni. Scania è impegnata a creare tante diverse tecnologie di propulsione, ma continua, a differenza di tutti i suoi competitor, anche a investire nel V8, nell'8 cilindri, che è un po' il motore marchio del Grifone, è diventato un simbolo, una leggenda. Lo fa perché anche il motore V8, secondo gli svedesi, ha ancora ampi margini di miglioramento. Pensate che questo nuovo V8 che sto guidando io è riuscito a migliorarsi del 7-8% a livello di consumi rispetto al motore di precedente generazione. Può sembrarvi poco, ma è un'enormità, perché questi mezzi non si fermano mai. Gomme Continental invernali. E questa è la condizione normale in cui si ritrovano a guidare gli autisti qui in Norvegia, perché mica stanno lì a piagnucolare come facciamo noi quando cadono 2 centimetri di neve e che si blocca tutto. Qui c'è sempre uno strato di neve, sono abituati a guidare così, hanno delle skill, delle capacità incredibili per farlo. E io nel mio piccolo però cerco di difendermi bene, sento che in salita il V8 mi deve dare tutta la sua potenza, in questo caso 660 cavalli, una marea. Ho un cambio automatico a 14 marce, guidare col rimorchio, non l'avevo mai fatto, non è semplicissimo a livello di ingombri, soprattutto quando devo affrontare le curve più strette, però ho questi magnifici specchi che mi danno una mano e non sto facendo grossi danni. Alla Scania hanno un mantra: noi amiamo i bassi numeri di giri. Qui è un mondo capovolto rispetto a quello delle auto sportive, dove ovviamente ci esaltiamo quando c'è una 911 GT3 992 che mi va a cambiare con il suo aspirato a 9000. Qui tutto il contrario, un bel camion è quello che ha tutta la coppia subito. In questo caso già a 900 giri riesco a scatenare 3300 Nm.
Altro che la coppia di una Bugatti Chiron. Me la pappo a colazione col mio Scania. Sono Mister Spazzaneve, questo è il mio nome, questo è il mio nome. Scusate, ma non ho resistito a intonare queste sacre note, perché sì, sto guidando il mio primo Spazzaneve ed è un'esperienza eccezionale. E non sto guidando mica lo Spazzaneve che si vede alle nostre latitudini con quelle pale anteriori ridicole, ma questo è uno Spazzaneve norvegese. Guardate che lama anteriore speciale, grande, imponente, inarrestabile, che ho davanti a questo Scania R5,60. Riesco a procedere circa 25, massimo 30 km orari, ma nel frattempo compio un lavoro incredibile. Ho la trazione sui due assi posteriori e questo mi rende praticamente inarrestabile. E qui ho il 6 cilindri in linea, 560 cavalli. Giù tutto, basta un click. E poi queste moderne pale anteriori sono super tecnologiche, quindi vanno a livellarsi in maniera totalmente automatica in base all'andamento della strada, ed è un bel aiuto per l'autista. A me basta dare gas costante, sento il camion che sta compiendo uno sforzo sovraumano per spalare via tutta questa neve, ma lo Scania lui no, non si arrende, non si ferma, continua a lavorare per noi. Dietro ho un cassone con qualcosa come 24 tonnellate di sale, ma posso anche decidere di caricare sabbia. È una meraviglia compiere un lavoro così, con questo mezzo. Non vi darà mai la stessa soddisfazione guidare una supercar, magari di pari valore, ma che di fatto serve a poco se non a divertirsi. Qui invece stiamo aiutando gli altri, ed è questo che rende speciale il lavoro del camionista, secondo me. Qui nel paradiso non si bada a spese, come direbbe Hammond in Jurassic Park. E quindi ho scelto semplicemente il top di gamma per me. Un S770, un camion potentissimo V8 con cabina XL, la più grande e lussuosa che c'è. Se fossi un camionista, beh, probabilmente sognerei di avere, di guidare tutti i giorni questo S770, non solo perché è il camion più prestazionale della gamma Scania, il più potente, uno dei più potenti del mondo, ma anche perché lo sto guidando con questa cabina da 1000 una notte, che praticamente è come se sei un camionista che viaggia in business, ma che dico business, in first. È una cabina S, quindi non ho il tunnel centrale, ho il pavimento completamente piatto, e questo mi dà qua un sacco di spazio. E poi è la XL, quindi è ancora più alta, è altissima. E devo dire che sul lungo raggio poi ritrovarsi qui a riposare la sera dopo magari centinaia e centinaia di chilometri fa una differenza enorme. Davvero una reggia su ruote, tante ruote, anche perché per mettere alla prova questo 770 V8 ho scelto un rimorchio molto speciale. Sto portando un escavatore, peso totale del mezzo 44 tonnellate, tantissime. Ma lui viaggia a 1000 giri, sornione, anche in salita, anche su neve, anche su ghiaccio. E sto portando a destinazione il mio escavatore cingolato Dusan come se avessi caricato, che ne so, un pacchetto di caramelle. Gestire la frenata di un bestione come questo non è semplice in queste condizioni di scarso grip. Ovviamente io posso andare ad agire anche sul mio retarder, lo sapete, il più fedele alleato dei camionisti quando bisogna rallentare. Bisogna stare attenti a non fare danni, anche perché sto guidando un giochino che costa la bellezza di circa 190.000 euro, e sto parlando solo del trattore, della motrice, non del rimorchio, men che meno dell'escavatore di ultima generazione che porto dietro. Qui fare un danno significa fare una bella frittata, un vero disastro. Ah, mi hanno detto che questa notte mi hanno preso un hotel, ma io non ci vado neanche in stanza, sto a dormire qui nella cabina XL
del mio 770, ma è molto meglio, che me frega. Ma il paradiso dei camion permette anche di viaggiare nel tempo e quindi eccoci paracadutati all'inizio degli anni 90. Siamo su uno Scania militare. Questi camion erano stati dati all'esercito norvegese, che ne aveva presi circa 1800 a cavallo tra gli anni 80 e 90. Pensate che sono ancora in esercizio molti esemplari qui in Norvegia, perché sono dei muli infaticabili. Mi ricorda un pochino da vicino, anche se forse questo è più grosso, il VM, che per tanti anni ha servito il nostro esercito. Una volta la vita del camionista era ben più dura, perché il cambio era manuale e io non ho mai guidato un camion con un cambio manuale, quindi ora ci proviamo perché c'è sempre una prima volta e poi comunque siamo in paradiso, quindi cosa mi può accadere? La prima è tutto verso di me indietro, a differenza delle automobiline ho una bella frizione, bella pesante, che sembra quella di una 911 manuale d'epoca, e vediamo cosa sto combinando. Dai, intanto si muove, sentite, ma sentite come suona, no? Questi FAP, DPF, SCR, qui c'è un bel tubo dritto che fa cantare perfettamente questo vecchio motore diesel, prima dentro e giù tutto. Quando si dice che i camionisti una volta dovevano avere più skill, beh, in un certo senso era vero, ragazzi. Sentite come canta questo 6 cilindri Dantan, 9000 di cilindrata. Sono in prima in salita, 2000 giri e provo a innestare la seconda marcia. Via! Oh, 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 l'ho messa giù tutto! Terza, un po' di doppietta che entra meglio. C'ho il fiatone, ho messo tre marce. Ma come facevano una volta? Quando ero bambino io i camion erano fatti così. Certo che questo Scania mi fa sentire un po' vecchio. È impressionante però vedere quanto la tecnica sia andata avanti a livello di comfort. A livello di plancia, guardate qui, è a dir poco spartana, e a livello di semplificazione della vita per l'autista. Qui doveva fare tutto lui, era tutto nelle sue mani. Oggi la tecnologia, l'elettronica, diciamo che gli dà una bella mano a migliorare la qualità della vita. Il livello di godimento però, con il sound che sentite, beh, quello devo dire che sì, forse era più elevato nel 91. Diamo vita a un altro vuoto, via! Eccolo qua. Come faccio a tornare a casa e accendere il mio Caddy 2000 TD 4 cilindri? Cioè, sarà una sensazione terribile, ma ora mi voglio godere lui. Questo è uno Scania 660 V8, ma in configurazione XT, la mia preferita. E XT sta per Extra Tough. Quindi sono camion più robusti, più estremi, pronti a tutto. Pensati per affrontare teatri operativi complessi, difficili, dove non ci si può formalizzare se ci si sporca con un po' di fango, dove si gratta una fiancata perché siamo andati contro una roccia o un tronco. E quindi abbiamo un paraurti specifico, i fari protetti da una grata, bull bar, anche gli specchi laterali sono protetti da una cover rinforzata. È una caratterizzazione tecnica pensata per andare a lavorare in cava cantiere, per esempio, oppure nell'industria del legname. Qui ho un semirimorchio ribaltabile. Immaginate che sia andato a recuperare delle pietre in una cava. Beh, queste antiche pietre dovevano essere portate al sicuro, in salvo. Qui siamo in salita, volete sentire come canta il vuoto? Beh, ve lo faccio sentire io, giù tutto. Vai! Sentitelo. Marcia dentro, siamo a pieno carico. Vai XT, fai vedere di che pasta sei fatto a questa tenera neve. Fare le manovre, come in questo caso, vedete, richiede un bel po' di esperienza. E quindi ancora una volta il mio applauso va ai camionisti, siete dei miti, perché riuscite a fare questo grande lavoro con grande competenza
riuscite a fare delle manovre incredibili, a differenza mia che mi sto schiantando contro un muro di neve. Ma siccome qui siamo nel paradiso dei camion, il V8 770 cavalli, qui si può guidare anche così, con un timber, come si dice in termine tecnico tra i camionisti, quindi mi sono trasformato in un camionista specializzato nel trasporto di legname. Qui ho una bestia lunga 24 metri, visto che ho anche un rimorchio e sto portando in una bella segheria il mio carico preziosissimo di tronchi. Ovviamente qui qual è la difficoltà? Ho il trailer più lungo, ho un vero e proprio autotreno, come si diceva una volta, quindi fare le curve tortuose di questa pista ghiacciata non è semplicissimo. Sentite come facciamo ruzzare il 770 cavalli del V8, facciamo il pelo al muretto di neve e siamo fuori dall'ostacolo. Che meravigliose macchine da trasporto, ragazzi! Sono talmente tecnologiche che anch'io riesco a guidarle su terreni così insidiosi. Questo non significa però che fare l'autotrasportatore sia un lavoro semplice, anzi, arrivare a manovrare spesso in città caotiche con le auto in terza fila è tutta un'altra cosa, lì conta l'esperienza. Eppure anche alla Scania, pensate, hanno sviluppato dei corsi di guida ultra specialistici per camionisti che insegnano non tanto a guidare, ma quanto a migliorarsi a livello di piede per diventare degli esperti, conoscitori del mezzo, in modo da massimizzare il suo potenziale in termini di rendimento, di efficienza. I camionisti che li hanno frequentati sono riusciti a ridurre del 10% il consumo ed erano sempre loro a guidare. Nei mercati nord europei come quello norvegese quasi l'80% delle vendite Scania è fatto da motori V8, perché è un motore eccezionale non solo in termini di prestazioni ma anche di feeling di guida, e poi ha questa sonorità inconfondibile. Nel nostro mercato in Italia il V8 rimane un gioiello, ma io, se potessi, non ho dubbi, lo prenderei ancora oggi. E ora preparatevi per il cold start più sonoro, rumoroso e tempestoso che vedrete oggi. Via! Via! E niente, l'abbiamo acceso. Questo è il futuro della mobilità nei trasporti pesanti. L'elettrico, proprio come nelle auto. Quindi non c'è rumore, ma vediamo un po' come va. Partiamo e questa è la prima magia. Un autocarro, in questo caso, da 22 tonnellate, quindi nemmeno piccolissimo, che però si muove, immaginatelo sulle strade delle nostre città, avvolto da totale silenziosità. Pensate se su questa base meccanica facessero, per esempio, i camion per la raccolta dei rifiuti, che spesso viene effettuata di notte. Ecco, con un veicolo totalmente elettrico come questo ci sarebbe un comfort eccezionale, non solo per chi poi lo sta guidando, per l'operatore, ma anche per chi vive in città e che non sente più il borbottio del diesel mano a mano che il camion raccoglie l'immondizia. Qui abbiamo 2200 Nm erogati da un motore elettrico di trazione da circa 310 cavalli, numeri molto importanti che si traducono in una piacevolezza di guida incredibile per l'autista, non solo perché c'è grandissima silenziosità, ma soprattutto perché qui non vibra niente, e per un camion fidatevi che è una notizia. In più ho tantissima coppia ancora prima di uno Scania termico, quindi ho ancora più spunto, ancora più piacevolezza e immediatezza di guida. Qui ho un pacco batterie da 300 kWh e noi che ci meravigliamo quando le nostre auto elettriche hanno magari 100 kWh, ci sembrano pacchi batterie enormi. Qui abbiamo tre volte tanto la capacità, ma ovviamente abbiamo un mezzo che deve compiere un lavoro, deve portare in giro 22 tonnellate. 300 kWh
che ci danno un'autonomia media, poi dipende molto dal ciclo, dal teatro operativo, se abbiamo salite oppure no, di circa 250 km. È chiaro che con questi numeri un autocarro elettrico può essere utilizzato solo per scopi particolari, per esempio per tutti quei lavori urbani come la raccolta dei rifiuti o la piccola e media distribuzione all'interno delle città. Mezzi che magari non devono fare tantissima strada tutti i giorni e che magari di notte rientrano in deposito, e lì sì che posso andare a ricaricarli. Un camion come questo può ricevere ricariche in corrente fast continua, quindi ricariche veloci, fino a 130 kW. Se doto la mia struttura, la mia azienda, di una colonnina come questa, che comunque richiede un investimento non indifferente, poi però potrò fare il pieno in circa 2 ore. E vabbè, il vuoto sarà anche il vuoto, ma se volete scoprire il camion diesel più avanzato del pianeta Terra, beh, allora dobbiamo guidare lui, lo Scania Super. Andiamo! La prima cosa da fare è uscire dal parcheggio senza fare danni, perché ho un rimorchio dietro, non lungo, eterno. E quindi, se voi vi lamentate perché il vostro RS-Q8 è ingombrante, è solo perché non avevate guidato ancora un auto articolato come questo. La notizia però qui è che sto guidando il nuovo Scania Super, che monta una catena cinematica nuovissima e per certi aspetti rivoluzionaria, anche se alla fine il motore brucia sempre gasolio. Pensate che sono riusciti a ottenere con questo camion un'efficienza termica, dicono in Scania, quindi un rendimento del 50%, ed è un risultato straordinario, visto che le ibride, se si parla di auto più avanzate del momento, arrivano a circa il 40%. Dei clienti italiani l'hanno già comprato, sono riusciti ad abbattere i consumi rispetto ai loro vecchi camion anche del 10%, cioè sono percentuali che poi portano a un risparmio vero e proprio in tasca. Qui abbiamo 560 cavalli, ma hanno riprogettato tutto, quindi anche il cambio, che è particolarmente innovativo, è un 14 marce che fa meno del sincronizzatore, quindi le marce entrano quando si raggiunge il regime di rotazione perfetto per l'innesto. Questo ha permesso di risparmiare peso, di rendere più efficienti le cambiate. Con questa nuova catena cinematica hanno ridotto al minimo anche gli intervalli di manutenzione, quindi il fermo macchina, un aspetto fondamentale per chi ha un mezzo industriale come questo. Fermare la macchina vuol dire arrestare il business e quindi il fatturato. Vi faccio un esempio: il cambio, se adoperato in maniera perfetta, ha bisogno del primo intervento in officina 1 milione di chilometri. Altro che il vostro DSG, che magari a 100.000 ha già bisogno di qualche intervento tosto. Nel frattempo mi sono piantato con il mio carico da 50 tonnellate in salita su neve. Vediamo se riesco a togliermi dai guai. Oh oh. Perché mi piacciono i camion? Perché sono macchine meccaniche vere. Quindi sono impantanato in salita, abbiamo bloccato i differenziali. Oh. Il mio incubo, la retro con il rimorchio. Allora, abbiamo fatto retro, sono pure inclinato. Dobbiamo uscire da questo pasticcio. Oh, dai, Scania, portami fuori. E ce l'abbiamo fatta. Allora, portare 50 tonnellate di mezzo sul ghiaccio in salita non è facile. Camionisti, avete tutta la mia stima, me la sono fatta abbastanza sotto. Pensi al camion e subito colleghi il motore diesel, e invece no, almeno se si tratta di Scania, perché quello che sto guidando adesso è un mezzo che sfrutta un motore a ciclo 8, quindi derivato da di fatto un motore a benzina. Questo è un camion a metano compresso, è un camion che funziona solo a metano, per questo si sfrutta il motore al ciclo 8, a differenza di alcuni concorrenti che invece continuano a usare il motore diesel e bruciano un po' di diesel e un po' di metano. In Scania hanno calcolato una riduzione della CO2
fra il 50 e il 90% se si utilizza un camion al biometano. La forbice è così ampia perché molto dipende da come abbiamo ricavato questo metano. In un momento in cui il metano non se la passa bene, Scania continua comunque a investire su questa tecnologia. Pensate che anche in Italia ci sono aziende che producono biometano e lo purificano e a quel punto poi lo immettono nella loro flotta di mezzi a metano. Le prestazioni, qui abbiamo 410 cavalli, sono analoghe a un camion diesel di pari potenza, quindi non bisogna pensare che siccome a metano il camion poi non va. Tutto sommato io adesso mi sto portando a spasso le mie 30.4 tonnellate su neve e lui non fa una piega. Attenzione poi ai tempi di rifornimento. Se si parla di gas compresso possono essere piuttosto lunghi, anche 20-30 minuti. Esistono però camion Scania che sfruttano anche il metano liquido, in questo caso il tempo di rifornimento è di 10 minuti, quindi paragonabile a un motore diesel. Il nostro tempo in paradiso purtroppo è scaduto e, ahimè, ci tocca tornare sulla terra tra le nostre automobiline. Però adesso ve lo devo chiedere, vi è piaciuta questa giornata nell'Eden dei mezzi pesanti e soprattutto quale vi è piaciuto di più, il V8 diesel, il nuovo super 6 cilindri in linea, magari quello a metano o quello elettrico? Come vedete il futuro della mobilità se si parla di veicoli industriali? Se vi va, raccontatemi tutto nei commenti qui sotto. Ciao da Matteo Valenti, ci vediamo alla prossima puntata su automoto.it.